vedremo come la squadra ospite, tra l'altro Ragusa, qui palla persa dalle ospiti, si butta in contropiede Elisabetta Tassinari e prova ad andare dentro, si libera per il tiro da fuori la squadra ospite, poi il rimbalzo in attacco, Ragusa schizzar via con Beatrice Attura ancora in angolo e questa volta Quintetto ospite ancora in attacco. Questa finta e il canestro da tre. Ancora formazione di coach Matassini, questo buonissimo per sistema, ne esce comunque. Ancora una finta e tiro da tre che entra. Palla dentro, poi fuori, pallone per questo movimento a canestro di Christine Anigue Bacher, anzi di Zigli Coisa, adesso Lucia Schoenbacher prova e segna. Lucia Schoenbacher, pallone per Madeleine Garic che può andare alla conclusione, non va, ma rimbalzo in attacco, cercato subito il contropiede ma rientra la difesa, qui attenzione perché la difesa si fa sorprendere e sì, non è facile reggere 40 minuti a questi ritmi. Sì, deve rotare molto anche perché ha due giocatrici. E finalmente tornano in attacco le ospiti e qui trovano due punti con Christine Vitola. Ancora Sigrid Coisar mette a sedere l'avversaria. Sigrid Coisar ancora l'arresto, tiro e canestro per Tijana Krivacevic. Per le ospiti Beatrice Attura, ancora palla fuori e questa volta il tiro da tre che entra. Costretta a tornare all'indietro. Poi Tijana Krivacevic, palla per Elisabetta Tassinari che si butta dentro e segna due punti. Ruski Basket, anzi in teoria ci sarebbero due azioni e infatti un 38-27, ripetiamo il punteggio, in una gara che per la verità era stata tutto sommato abbastanza equilibrata. Segna con questi canestri. Gli ospiti rischiano di prendere il largo, qui ci prova da due, segna Beatrice Attura, arresto, tiro e canestro. Secondo tentativo, 2 su 2 per Madeleine Garic, ripartono le ospiti. Ancora il tentativo, qui prova a districarsi Dice a Schoenbacher, questa volta il tiro da tre entra. Vediamo il pallone riconquistato da Licia Schoenbacher. Elisabetta Tassinari si butta dentro, forse un contatto. Due punti, si torna con palla a Ragusa. Qui bello questo pallone per i due punti. E qui dall'altra parte sfondamento e Olodo proprio alla fine del... E qui attenzione! Nel primo tempo Madeleine Garic converte, non riesce, palla poi in angolo per Nicole Romeo, stoppata da Tijana Krivacevic che poi forse subisce anche fallo, il che non è mai consigliabile. Qui questa volta il fallo in attacco, Schoenbacher, qui va giù Elisabetta Tassinari, Madeleine Garic trova l'entrata dentro, questo tiro, un po' di margine, la strada è ancora lunga, qui però c'è un fallo in attacco. E ancora il tentativo e questa volta 19 punti per Beatrice Attura,
Adesso deve cercare un tiro rapido la formazione di coach Matassini. Primo dentro per Beatrice Attura, che ha un 2 su 2 questo match. Provato questo tiro da 3 che non va. Finisce dunque la gara 56-69 per Ragusa, che